sono Falcone Giovanni, nato a Palermo il 20 maggio 39. Consapevole la responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi, grazie. Pubblico ministero può esaminare il testo. Grazie Presidente. Voglio chiedere al dottor Falcone se ricorda di aver svolto attività istruttorie, in particolare interrogatori del professor Giacone Giuseppe, nel 1989, in particolare nel mese di settembre 1989, nel corso di un'attività del suo ufficio. Se ricorda, sì. Ricorda in particolare, dottor Falcone, con che modalità si svolsero gli interrogatori dal punto di vista della nomina del difensore, delle garanzie assicurate alla difesa, della verbalizzazione, delle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni? Sì. Presidente, sì, no, il processo verte su questo. Ma prego, fare le domande una per volta e nella maniera più specifica possibile. Per quale motivo fu sentito il professor Giacone? Lei, il professor Giacone era... Rese più interrogatorio al suo ufficio. Sì, sì, il professor Giacone era stato imputato di 416 bis da parte della Procura della Repubblica di Palermo e il processo era stato trasmesso all'ufficio istruzione e assegnato al mio ufficio. Prima che si valutasse la sua posizione, sono stato avvertito dal capitano De Donno che il professor Giacone era propenso a rendere delle dichiarazioni in ordine ai fatti a lui addebitati. Ed è per questo che è venuto davanti a me come imputato. Circa l'assistenza del difensore e l'assicurazione delle garanzie difensive al Giacone, con che modalità fu nominato un difensore di ufficio al professor Giacone e in particolare con che modalità fu nominato l'avvocato Milio, Pietro Milio? L'avvocato Pietro Milio è un degnissimo avvocato del foro di Palermo e, come penso si sappia, non è facile trovare dei difensori a Palermo per coloro che decidono di collaborare con la giustizia per ovvie questioni ambientali. L'avvocato Milio fa parte di quella eletta schiera di, in verità abbastanza esigua, di avvocati palermitani che sono pronti anche ad addossarsi questo sacrificio e i pericoli non lievi che comporta l'assunzione di certe difese. Ecco, lei ricorda, dottor Falcone, anche se è passato un certo tempo dai fatti, con che modalità lei in qualità di giudice istruttore provvide a nominare il difensore o comunque a chiedere all'imputato se intendeva avvalersi o meno della facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia di ufficio? Ma sono stato, se non ricordo male, sono stato avvertito dallo stesso capitano De Donno, credo, che il professor Giacone non aveva un difensore di fiducia e dissi proprio all'avvocato, al capitano De Donno, di informarsi presso l'avvocato Milio se era disponibile per svolgere questa sua attività di difensore di ufficio. Volevo chiedere, dottor Falcone, perché per alcuni interrogatori lei si avvalse proprio dell'apporto personale come verbalizzatore del capitano De Donno e non di un sottufficiale o di un segretario? Insomma, perché questa scelta per un capitano, il quale può sembrare abbastanza inconsueto, diciamo, che proprio il capitano, come ci ha detto, si metta la macchina a scrivere e verbalizzi lui l'interrogatorio? Perché scelse il capitano De Donno? Il capitano con me ha sempre, lui come tanti altri miei stretti collaboratori, hanno svolto di buon grado anche questo compito.